Amici di Super J, appassionati della pallamano, un cordiale saluto dalla pala Giorgio Binchi di Teramo. Fra qualche istante si inizia adesso la partita della sesta giornata di andata tra la SD Lions Teramo e il Metelli Cologno, una gara importante per l'alta classifica. Sono i punti della formazione 6 del Biancorossi, 5 per la formazione bresciana che ora controlla questo primo pallone. Intanto la prima novità, perché vicino a me c'è Marco De Federicis, ha giocato a pallamano, conosce bene la pallamano nei minimi dettagli. Intanto un caro saluto. Sì, un saluto a tutti i telespettatori di Super J. Oggi una partita tiratissima, speriamo vada tutto bene. Primo attacco dunque per la formazione bresciana, che ha già osservato il turno riposo ma che è comunque una delle migliori difese del campionato. Per ora difende bene la squadra teramana con il tiro respinto, e dunque la rimessa in zona attacco è per il Cologne con il numero 84 Federico Mazza. Fa girare palla la compagine allenata da Filiberto Cocusa. La conclusione la parte del numero 43 Daniele Soldi e la parata di Pierluigi Di Marcello. Poi c'è il gol messo a segno dal numero 58 Davide Lancini. Ottimo a respingere la parte di Pierluigi Di Marcello, che però nulla ha potuto sulla rete di Lancini. Dunque prima rete dell'incontro che è per il Metelli Cologne. Pieragostino, vedremo il primo attacco di Teramo contro una delle migliori difese del campionato del girone B. Gianpietro, il pallone per Pieragostino, poi fallo. Tanto gli arbitri, che sono Michele Amendolagine di Modugno in provincia di Bari e Pier Giloramo Potenza di Conversano. Pallone per Roberto Pieragostino. Toppi contrastato dal numero 18 Lancini. Gianpietro, il pallone per Pieragostino. Pieragostino, che è il miglior realizzatore di Teramo con 33 reti fino ad oggi. Toppi, la conclusione, la prima rete di Paolo Toppi per la formazione di Marcello Fonti. Subito una buona reazione contro quella che teoricamente è una delle migliori difese. Sì, è una difesa che però si può affrontare, la stanno affrontando nella migliore maniera, perché hanno capito subito la chiave. Quello che dobbiamo fare è evitare proprio questo, cioè difendere un pochino meglio, perché in attacco secondo me Teramo ha tutte le possibilità per riuscire a penetrare questo tipo di difesa, soprattutto sull'uno contro uno. Nel frattempo è arrivata la prima rete per Paolo Piantoni, che è il capitano del Cologne. 2-1 i bresciani avanti. Gianpietro. Pieragostino prova l'uno contro uno, fallo su Pieragostino. C'è il tiro franco, ma ancora non arrivano sanzioni tipo cartellino, 2 minuti. Gianpietro. Pieragostino perde palla, senza fallo va in contropiede il Cologne con la conclusione e il gol da parte del numero 43 Daniele Soldi. Prima rete personale, 3-1 Cologne. La difesa ha fatto il suo, poi c'è stato il contropiede. Sì, no, questo è un errore di palla persa, ma bisogna mantenere la calma. Teramo deve mantenere la calma, girare e soprattutto, come ripeto, attaccare la difesa di Cologne nell'uno contro uno. Non è una difesa impossibile, ma Teramo deve fare più attenzione in difesa, assolutamente. Si arriva dal turno di riposo, nel senso che il campionato non è sceso in campo per gli impegni della nazionale. Prima di questa settimana il Teramo aveva pareggiato sul campo del Tavarnelle con rete decisiva di Valeri a 7 secondi dalla fine. Il Cologne invece aveva perso in casa contro il Padova, che tra parentesi è il prossimo avversario di Teramo sabato prossimo, perché adesso si torna in campo subito mentre c'è il primo cartellino giallo e tocca al numero 20 Piantoni. Si torna in campo sabato, Teramo sul campo di Padova, che oggi osserva il turno di riposo. Troverà una squadra praticamente fresca, la compagine di Marcello Fonti. Padova che condivide il primato in classifica con Bologna. Pieragostino, la conclusione fuori, era una buona azione, una buona occasione, palla fuori, si riprende con il pallone per Cologne col numero 43 Daniele Soldi, la conclusione fuori. Nuovo possesso Teramo con Marcello Fonti, che prova dalla panchina a dare indicazione ai suoi. Pieragostino è già dall'altra parte della Lions con Gianpietro.
Alessio Savini, dall'altra parte per Toppi, cerca Varchi la formazione biancorossa. Gianpietro, Pieragostino, Toppi. Toppi che è l'unico giocatore andato a segno in questi primi 5 minuti e mezzo per Teramo. Rischio passivo per la Lions e deve affrettare i tempi. Pieragostino, Gianpietro, fallo su Gianpietro da parte di Piantoni che è già ammonito e arrivano i 2 minuti. 2 minuti dunque per Paolo Piantoni, capitano di Cologne, e prima esclusione della match. No passivo. Gianpietro, andato via il rischio passivo per Teramo, che ora può attaccare con un po' più di calma, senza affrettare magari i tempi. Toppi prova a entrare in area, il tiro di Toppi, palo. È stato il fallo comunque su Toppi. Tiro di rigore per la Lions Teramo e andrà Riccardo Di Giulio. Riccardo Di Giulio contro il numero 21, Nicolas Manenti. Il tiro, il gol di Riccardo Di Giulio. Prima rete di Riccardo Di Giulio. Ovviamente nella palla a mano bisogna approfittare dei 2 minuti quando si ha la superiorità numerica. Assolutamente no, hanno interpretato benissimo soprattutto tutta la fase d'attacco, costringendo, attaccando la difesa come deve essere fatto, con molta calma, cercando lo spazio, hanno trovato sicuramente il momento migliore, i 2 minuti sono una conseguenza, poi tutto è venuto da sé con l'esclusione, con il tiro di rigore. Avanza Cologne con il numero 84, Federico Mazza, Soldi, Riello. Sono loro tra i migliori marcatori, Riello il primo in classifica, 19, Soldi 18, poi Mazza 17, questa speciale classifica. Cartellino giallo, il primo della gara per Teramo, per Alessio Savini. Allora su Soldi. Attacca ancora Cologne, il gol dall'ala col numero 19, Gianmarco Barbariga, prima rete per lui che è al quarto posto di questa speciale classifica cannonieri del Cologne con 12 reti, adesso salito a quota 13 e Cologne che conferma i 2 reti di vantaggio 4-2, mentre è rientrato anche Piantoni dopo l'esclusione per 2 minuti. Infrazione attacco per Teramo, allora con questa palla il Cologne che ha avuto sicuramente un impatto migliore in questo avvio. Per Soldi, Mazza, poi Riello. Sono loro i pericoli maggiori per Teramo. Bella circolazione di palla con Soldi che ha ricevuto, che ha assistito Mazza. Prima rete per numero 84, Federico Mazza. Questa, dobbiamo dire, una bella azione. Sì, bella azione, però se ci hai fatto caso, Teramo ha avuto il momento migliore quando ha alzato la difesa con una 5-1 molto profonda. Nel momento in cui continua a schiacciarsi, purtroppo Cologne approfitta degli spazi che vengono lasciati. Quindi assolutamente bisogna difendere sì in maniera aggressiva come stavano facendo prima, però attenzione ai falli perché altrimenti anche noi cadremo nell'espulsione per 2 minuti. Avanza ora Lions con Gianpietro. Savini prova dall'ala, fermato proprio da Barbariga. Ottima chiave in attacco anche l'inversione di Toppi e Gianpietro, perché può essere un'ottima chiave in soluzione offensiva. Il rischio passivo, Gianpietro subisce fallo dal numero 8, Andrea Foglia. Ancora rischio passivo quando sono andati via quasi i primi 10 minuti nel corso del match. Cologne avanti di 3-5-2, fallo su Gianpietro. Il tiro da parte di Gianpietro, c'era arrivato Manenti ma c'è un fallo anche ai danni di Gianpietro.
Ancora il tiro di Giampietro, respinto. Difesa comunque difficile da attaccare, quella della compagine di Cocuzza. E ora recupera palla in difesa col numero 19, Barbariga. Il tiro, il gol da parte di Barbariga. Seconda rete per Barbariga. Al di là dell'approccio, Marco, al di là dell'approccio un po' poco positivo da parte di Teramo, difesa del Colonia comunque è difficile da attaccare. È difficile da attaccare sicuramente, però è possibile attaccarla. Bisogna cercare, in questo caso si può cercare la soluzione da fuori, perché non è una difesa altissima rispetto a Teramo, altissima in termini di centimetri, quindi bisogna cercare non solo la penetrazione ma anche la soluzione da fuori, come in questo caso. Va bene così. Tiro di Valeri contrato dalla difesa ospite. Sarà tiro d'angolo per la Lions Teramo, con battuto già di Marcello. Palla per Giampietro. Toppi, ancora Giampietro. Di Giulio riceve, è uscito fuori dall'ala. Toppi, il tiro e il gol. Gol da parte di Paolo Toppi. Bella azione che ha portato al gol. Sì, è quello che ti dicevo, bisogna cercare, a parte che riuscire a tirare dagli 8 metri, però bisogna cercare la soluzione da fuori e fare attenzione in difesa, evitare queste disattenzioni. Si è alzato una volta ancora Daniele Soldi, seconda rete personale. Colonia torna più 3, anzi più 4, 7-3 il punteggio al undicesimo di questo primo tempo. Ancora avanti Teramo con Giampietro. Valeri, prova a alzarsi Valeri, contrastato dal numero 8 Foglia, cartellino giallo per il numero 8 Foglia. Giampietro, Valeri. Trazione in attacco fischiata alla Lions Teramo. Persa palla in attacco da Cologne. Bisogna cercare di fare meno errori. Giampietro. Valeri ordina di giocare in velocità dalla panchina a mister Marcello Fonti. Toppi. Valeri. Fallo su Giampietro, poi di Marcello, cartellino giallo ora per il numero 43 Soldi, terzo cartellino giallo combinato al Cologne. Ehi, veloce, veloce. Di Marcello, Giampietro, dalla panchina il tecnico Fondi ordina velocità. Sì, ordinare che la palla deve assolutamente girare più veloce, perché bisogna cercare di creare il buco, come in questo caso. Ti ripeto, la soluzione sarà sempre questa: tirare il più possibile da fuori, cercare subito il buco, ma per creare lo spazio bisogna muoversi in velocità. La rete di Adriano Valeri, mentre ora c'è il gol da parte del numero 20 Piantoni. Seconda rete personale per Piantoni, tiro che ha baciato il palo, è entrato alle spalle di Pierluigi Di Marcello. Cambio ora in porta, Collevecchio per Pierluigi Di Marcello. 4-8, conserva 4 reti di vantaggio il Cologne a 16-30 dalla conclusione del primo tempo. Toppi, Giampietro. Valeri, fallo su Valeri. Da parte sempre del numero 8 Foglia. Giampietro non ha un controllo felicissimo del pallone, rischio passivo, poi Toppi! Terza rete di Paolo Toppi, sicuramente il migliore. Sì, ma ti ripeto, sarò ripetitivo, ma bisogna assolutamente cercare queste soluzioni da fuori, cercare di far girare la palla veloce, ma l'altra chiave assolutamente è l'attenzione in difesa, perché stiamo prendendo dei gol troppo semplici, troppo facili. Girando la palla più veloce si aprono gli spazi, si può offendere, si può segnare più facilmente, però se non si fa attenzione in difesa è tutto vano. C'è la terza rete di Soldi, che conserva 4 reti di vantaggio per il Cologne, 9-5. C'è anche il primo cartellino giallo per Matteo Di Marcello.
Matera già dall'altra parte, provare a diminuire lo svantaggio. Valeri si alza, la conclusione, la parata da parte di Manenti. Soldi. Piantoni recupera palla Teramo con Savini, poi Valeri. Costo coste di Valeri. Poi Toppi. Dentro per Di Marcello, fallo su Paolo Toppi. Tre gol per lui già. Reti di Teramo, una di Giulio, una di Valeri e tre Toppi per Cologne, due reti a testa per Barbariga e Piantoni, una per Lancini e Mazza e tre per Soldi. Valeri, Pieragostino, fallo su Pieragostino, il pallone non era arrivato a Toppi, fermata la ipotetica azione di contropiede per il Cologne. Toppi, il pallone per Pieragostino, Valeri, Pieragostino, ancora Toppi dall'ala di Giulio. La conclusione fuori, ma c'è tiro di rigore. Tiro di rigore per Teramo che ha fatto circolare la palla in velocità. Bravo, sì, e alla fine si è riusciti ad arrivare anche al tiro dall'ala. L'importante, ripeto, in questo sport non è importante che segnare sempre dall'ala, è importante fare quello che ha fatto Di Giulio, cioè andare a procurarsi un rigore, perché è estremamente importante in questo momento, soprattutto in questo momento della partita. Cambio in porta per Cologne, fuori il numero 21 Manenti, dentro il numero 12 Bevilacqua. Gian Pietro, nonostante Di Giulio avesse segnato il primo rigore in precedenza, va a tirare per il tiro di rigore, il gol da parte di Cristian Gian Pietro, prima rete anche per Cristian Gian Pietro ed è 6-9. Mazza, Soldi, ancora Mazza, pallone per Riello, Soldi, Mazza, pallone arriva in qualche modo dall'altra parte, poi Riello, apertura verso Barbariga che tiene il controllo, il tiro e il gol da parte di Riello, anzi di Barbariga, terza rete per Barbariga, cartellino giallo per Toppi. 10-6 a 13 dalla conclusione del primo tempo, permangono 4 le reti di vantaggio del Cologne, che sta dimostrando avversario duro da affrontare. Gian Pietro, e time out richiesto dalla panchina della Lions Teramo dal tecnico Marcello Fonti. Serve riordinare le idee in questo momento, perché sicuramente Teramo è entrata in una fase di estremo nervosismo, stanno perdendo troppo facilmente palla in attacco, la palla non gira veloce come vuole Marcello Fonti e soprattutto tantissime disattenzioni in difesa e troppi errori, ahimè, anche dai portieri. Bisogna riordinare le idee, ricominciare da capo, attaccare in maniera veloce, cercare il tiro da fuori, e se si arriva a far circolare la palla velocemente, anche la soluzione di prima, cercare il rigore, noi non c'è nessun problema, però ripeto, devi fare attenzione in difesa, loro sono molto molto bravi in attacco, la loro palla gira molto velocemente, attaccano in maniera molto molto energica, quindi bisogna difenderli in maniera aggressiva senza però lasciare troppi spazi. Campionato che oggi disputa la sesta giornata di andata, sabato tornerà in campo per la settima, abbiamo detto che la Lions Teramo giocherà sul campo del Padova che attualmente condivide il primato con Bologna, ma oggi osserva il turno di riposo per Cologne, fino a questo momento 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Bologna che ha iniziato molto bene il campionato, la vittoria a Modena, la vittoria in casa col Carpi, poi la pareggio contro Tavernelle, il turno di riposo e la sconfitta interna contro Padova. Per Teramo una vittoria e 2 pareggi fuori casa, una sconfitta e una vittoria interna. È un bilancio di perfetta parità tra reti segnate e reti subite, ben 114. Gian Pietro si è ripreso a giocare dopo il time out chiesto da Marcello Fonti. Pieragostino.
Andrea Di Marcello, il pallone per Giampietro, Pieragostino, Savini, Pieragostino. Pieragostino, fallo su Pieragostino da parte del numero 8, Andrea Foglia. Rischio passivo, Pieragostino si alza, la conclusione, il gol da parte di Pieragostino. Prima rete di Pieragostino, che non a caso è il miglior realizzatore di Teramo e può essere l'ago della bilancia. Sì, però ecco, allora c'è un discorso da fare sempre sulla difesa. Bravo Pieragostino perché ha trovato sicuramente uno spazio utilissimo, ha avuto moltissimo occhio. Soltanto che Soldi in qualche modo va contenuto perché sta facendo il bello e cattivo tempo, quindi bisogna arginarlo in tutti i modi. E non a caso quattro reti, il miglior realizzatore del confronto, il secondo della Cologne, che però ha segnato appena 18 gol in campionato. Oggi però sta giocando una partita quasi perfetta praticamente, risultando immarcabile per la difesa biancorossa. Fallo su Toppi. Ha trovato una certa continuità in attacco dopo i primi errori, però ovviamente deve chiudere le maglie in difesa, come si suol dire. Soprattutto deve limitare la circolazione veloce di palla del Cologne. Pieragostino. La conclusione di Pieragostino, deviata. Poi c'è fallo di piede, dal tocco di piede comunque, avvisato dal duo arbitrale Amendolaggine e Potenza. Barese, uno di Modugno, uno di Conversano. Fallo di Riello. Toppi, il pallone per Giampietro. Marcello Fonti continua a chiedere di giocare in velocità. C'è il gol da parte di Pieragostino, che seppure in equilibrio precario ha trovato la rete. Ora bisogna cercare di limitare gli attacchi del Cologne a 10 minuti dalla conclusione del primo tempo. Eccolo ricevere Soldi, pallone per Mazza, poi Riello. Soldi a circolare bene, comunque palla il Cologne, il tiro di Riello e il gol. Gol da parte di Riello, prima rete per Alberto Riello, 12-8, passano i minuti ma il problema è sempre quello. Sì, ci vuole più, come si dice in gergo, più peso in difesa, cioè non puoi far tirare un giocatore dai 10 metri e non contenerlo, devi tenerlo giù. Pieragostino trova un buon varco, poi rientra su di lui Mazza. Franco già battuto dalla Lions Teramo. Giampietro, Pieragostino sta salendo di giri, la prestazione di Pieragostino, già due reti, le ultime consecutive per lui. Da rettificare il punto di battuta, lo batte comunque Andrea Di Marcello. Marcello Fonti richiama in panchina Giampietro, torna Valeri. Pieragostino, Savini dall'ala, poi contrastato. Pallone si perde, lo riconquista il Cologne che vola via in contropiede. Azione in velocità con la conclusione sull'esterno da parte del numero 4, Mercandelli, vice capitano, che ha commesso anche fallo in attacco. E poi gli arbitri fermano il gioco perché c'è un giocatore del Cologne a terra, Mercandelli. Questo mi ha bloccato e sfondamento. Alessio, Alessio! Fuori Alessio Savini, in campo va Davide Barbuti. Lo sfondamento. Palla in attacco da parte di Mercandelli, che poi è rimasto a terra per qualche secondo. Gli arbitri hanno fermato il gioco. Pieragostino. Valeri, pallone ancora per Pieragostino.
Valeri dentro per Andrea Di Marcello, il tiro e il gol di Andrea Di Marcello. Prima rete anche per il capitano biancorosso, meno 3, 9-12. A 7:40 dal riposo. Soldi, Piantoni, Barbariga dall'ala, stavolta sbaglia. L'errore di Barbariga e ora c'è l'opportunità dopo diverso tempo di tornare a meno 2. Sì, devono attaccare in velocità, devono essere veloci adesso, attaccare subito in velocità, in questo momento. È l'unica opportunità che hanno, invece, vedi, perdere palla adesso è stata una mannaia. Erroraccio, eppure dall'altra parte chiama timeout il tecnico del Colonia, Filiberto Cocusa, che ricordiamo anche a parte sulla panchina in campo con diverse squadre, e Marcello Fonti nel timeout non le manda a dire i propri giocatori. Assolutamente, perché vedi, in questo momento sono riusciti a controllare l'attacco del Colonia, tant'è che andate a tirare la destra contro mano, che è quello che deve succedere, devi costringere a tirare dal fondo in quel modo, perché una o due volte può andare bene, ma la terza alla fine la tiri alta. Il problema adesso sta paradossalmente in attacco, con una circolazione molto lenta, e soprattutto io sto vedendo i ragazzi poco convinti in attacco. Devi attaccarli e devi far girare la palla veloce, è l'unico modo, perché l'abbiamo detto all'inizio, è una difesa organizzata, molto organizzata, e molto organizzato anche l'attacco. Difendere bene, attaccare profondo, e vedrai, insomma, ci sono delle possibilità per attaccare questo tipo di squadra e cercare la segnatura, ma ci devi credere. Spesso e volentieri si dice che anche una difesa organizzata, se viene attaccata costantemente in velocità, alla fine si stanca. Per forza, sì, cioè per forza di cose, perché comunque devi, la palla a mano è un gioco molto, tra virgolette, molto semplice. Devi cercare di creare gli spazi e attaccarli. Se non ci riesci in qualche modo, comunque hai il tiro da fuori. È una difesa che si può gestire, quel Colonia. È molto forte, è molto brava, ma non è impossibile. Si riprende a giocare dopo il timeout richiesto da Filiberto Cocusa. Soldi. Pallone per Barbariga. Mazza. Ora Mazza, Ariello, la conclusione, la deviazione del muro biancorosso. E c'è un'altra occasione per tornare a meno due. Fonti spinge dalla panchina i suoi per mandarli in velocità. Tiro di Valeri, contrato, c'è il fallo su di Valeri. Marcello Fonti ha spinto i suoi proprio per mandarli in velocità. Sì, ma è già la quarta volta che in seconda fase il termo parte troppo lento. Ti può andare male, ma se li fai bene i contropiedi, insomma, è un'ottima opportunità per cercare di accorciare le distanze. Sono partiti veramente molto lenti. Pallone Pieragostino, palla per Valeri ora. Ancora Pieragostino, esce Valeri ancora. Valeri, il tiro, il gol di Adriano Quirino Valeri. Seconda rete personale, Teramo a meno 2 al minuto 24. Dall'altra parte c'è il gol di Barbariga. Quarta rete per Barbariga, in un attimo Colonia torna a più 3, 13-10. Toppi, pallone per Pieragostino. Ora Pieragostino, Toppi dall'ala di Giulio. Riccardo Di Giulio, seconda rete personale. 11-13. Dall'altra parte c'è Foglia. Conserva il possesso, poi Soldi, il tiro. Un legno da una mano a Teramo. Poi fallo in attacco di Barbariga. C'è l'opportunità ancora di andare a meno uno addirittura. Pieragostino. Valeri, Pieragostino. Vuole attaccare ma con calma Teramo. Si fa sentire il pubblico del Pala Giorgio Binchi che ancora oggi ha affollato gli spalti. Pieragostino, Valeri. Valeri controlla. Toppi. Prova l'incursione, fallo su Toppi, due minuti per Piantoni ed è la seconda. La seconda esclusione per due minuti per Piantoni.
a 4.38 dalla conclusione, seconda esclusione per due minuti per Capitan Piantoni, dovrebbe essere una buona notizia per Teramo. Tiro di Valeri, la parata da parte di Manenti. Soldi, il pallone per Mazza, ultimi 4 minuti e 10 del primo tempo. 11-13, secondo me essere il punteggio è ben più favorevole a Teramo rispetto al 5-9 o 9-13 in precedenza. Un Colonia che era avanti di 4 reti. Il tiro, la parata di Collevecchio, ma c'è fallo ai danni di Mazza. Non puoi prendere un gol in penetrazione con l'uomo in più, questo non può succedere. Soprattutto sto vedendo anche in attacco Valeri un pochino, l'ha detto Marcello Fonti, col braccino corto. Deve crederci di più, deve andare dentro, bisogna essere cattivi. Tiro di rigore, Riello contro Collevecchio, il tiro e il gol di Riello. Seconda rete per Riello, Colonia torna più 3, 14-11. Riello a destra, a destra! Toppi, Valeri. Valeri sappiamo dotato di un tiro potentissimo. Pieragostino, il tiro e il gol di Roberto Pieragostino che poi fa valere tutta la sua tecnica e qualità trovando questo gol, il terzo personale, 12-14, ultimi 3 minuti. Bravissimo Pieragostino, si è creato con due passi, due soluzioni, ha trovato subito quella più alta. Ecco, adesso vedi come attaccano benissimo sui due terzini, in questo modo riesci a far valere l'uomo in più, perfetto così, va bene così, va bene così, c'era quasi sfondamento ma va bene così. Soldi, il pallone per Mazza, Barbariga, Soldi, passivo, rischio per Cologne, il tiro, la parata di Collevecchio e poi l'ultima a toccare un giocatore di Cologne, rimessa a Teramo, si infiamma il pala Giorgio Pinchi. La paratona di Alessio Collevecchio sull'ingresso da parte del numero 84 Mazza. Pieragostino. Toppi adesso tu! Va Paolo Toppi. Pieragostino, Toppi a spazio, poi subisce fallo da parte del numero 84 Mazza. Stabilita la parità numerica in campo, ma Piantoni non è rientrato perché comunque è dotato di due esclusioni per due minuti. Adria! Si è asciugato il parquet, Toppi ora 1.30 per andare al riposo. Toppi, 12-14 il punteggio. Valeri, un po' di indecisione, poi Pieragostino all'ala per Savini che prova il tiro. Alessio Savini, prima rete personale e meno 1. 13-14 al 29esimo con Savini. Entriamo nell'ultimo minuto di questo primo tempo. Palla Giorgio Binchi, si fa sentire. Riello ha ricevuto da Mazza, c'è il numero 10 Pedercini. Ancora Riello, ha subito fallo Mazza, palla per Soldi che non trova il varco per la conclusione, poi perde palla in attacco con l'aggressività in difesa. E questa è la chiave, quella che serviva prima, il peso che ti dicevo, se li aggredisci li metti comunque in difficoltà, poi te la giochi in attacco. Ultimi 20 secondi, bisogna cercare di andare alla conclusione e magari pareggiare per andare al riposo in parità. Toppi, Pieragostino, Valeri, Pieragostino, ultimi 9 secondi, Roberto Pieragostino, quarto gol.
ed è parità al riposo. Il cronometro scade adesso, ci sarà tempo solo per l'ultimo tiro, ma la distanza ragguardevole. Barrierone si può dire da parte della Lions Teramo, sei uomini più Alessio Collevecchio. Tiro alto da parte di Mazza, manda le squadre al riposo a quota 14. Andare al riposo in parità dopo il meno 4 di metà primo tempo è un gran risultato. Significa aver rimesso in ordine le idee, significa aver fatto quello che si doveva fare in attacco e in difesa. Peccato per la prima parte dell'incontro, dove c'è stata oggettivamente una disattenzione notevole nella fase difensiva. Sono stati, ripeto, sono stati rimessi a posto un po' i valori di queste squadre. E deve essere così, ma Teramo nel momento in cui riesce a fare questo tipo di difesa molto aggressiva, molto profonda, nel momento in cui in attacco riesce a far girare la palla un po' più veloce e ancora non è abbastanza, sicuramente si giocherà la partita come deve essere, alla pari, e non dimentichiamo il fattore casa che può fare la differenza. Il pubblico del Palla Giorgio Binchi si è fatto sentire nei momenti caldi del match. Giusto prima del stacco pubblicitario vi dico i marcatori per Teramo: 2 reti di Giulio, 1 di Marcello Andrea, 3 Toppi, 1 Giampietro e Savini, 2 Valeri, 4 Pieragostino, per Cologni 4 Barbariga, 2 Piantoni, 2 Riello, 1 Lancini e Mazza, 4 Soldi e 2 Piantoni. A risentirci per il secondo tempo.